È tutto pronto per l'undicesima edizione della Corrisernia, la gara nazionale di 10 km su strada organizzata dalla NAI in collaborazione con l'assessorato allo sport della Regione Molise. Anche quest'anno sono state tante le adesioni, a conferma che la kermesse è tra le più apprezzate dalle atleti, soprattutto di fuori regione. Sono tanti infatti i nomi di eccellenza dell'atletica internazionale che saranno i nastri di partenza della corsa americana. Floriani, Razzine, Santoro e Salami sono solamente alcuni dei 22 atleti invitati alla gara, oltre molisani Grano, Bibò e altri rappresentanti della nostra regione. L'americana, la gara più attesa, partirà alle ore 19 e sarà una gara di eliminazione alla quale prenderanno parte 4 atleti nazionali ed alcuni primatisti di categoria, fra cui un rappresentante azzurro delle ultime Olimpiadi brasiliane. Confermate le gare promozionali, tra queste la corriscuola riservata agli alunni degli istituti comprensivi della città. Oltre agli studenti potranno iscriversi a nome dell'istituto anche docenti e genitori. Anche per questa edizione è stata impeccabile l'organizzazione a cura del presidente Agostino Caputo che insieme a Luciano Di Pardo ha saputo far crescere negli anni questa manifestazione sportiva. La Corrisernia ormai è un appuntamento di assoluto rilievo sportivo e sociale, una giornata di sport ma anche di promozione con diversi stand che affolleranno il centro città. Gli amici dell'Unitalsi, gli atleti dell'Associazione Celiaci e dell'Avis ed infine l'immancabile corsa a quattro zampe dell'EMPA. Tra le novità di questa edizione è la presenza di uno stand dell'Innovation Group del circuito Samex, il circuito di credito commerciale al quale la NAI si è iscritta. L'appuntamento dunque per domani in piazza Stazione ad Isernia per trascorrere insieme una domenica all'insegna dello sport.